abbiamo tagliato insieme al presidente nazionale Marinoni e a Stella Canera, che era la responsabile del bar, molto bene, cioè orgogliosi di accogliere la cosa bene. Allora, buongiorno a tutti, io porto il saluto dell'amministrazione Comune di Sereno, sono insieme qui ai miei assessori, c'è quasi tutta la giunta e tutto il consiglio comunale. Buongiorno veramente di questa bella giornata. Devo dire che è passato poco dall'incontro che ho fatto con il responsabile del Piemonte, Piercarlo Porporato. Devo dire che l'amicizia con Giavelle è nata subito, devo dire, in fretta. Ringrazio anche Luca Caccagno per il contatto, per questo bel progetto di Dino Polo, ancora di più che in questo periodo che c'è l'anno della cultura italiana a Torino, sì. Questo è molto, molto importante. Dino Pugliese è una figura particolare, sicuramente già venuti non lo sono già, ma ha una storia anche particolare, non solo umana ma professionale, proprio quello che ha fatto nella Valle, no? Questo barrio che porta il suo nome, quasi 1000 abitazioni fatte per i lavoratori della Valle. Quindi è una bellissima cosa. La organizzazione di Dino Pomodoro, che era già nata qui a Giavello nel 2010, stiamo aspettando la dottoressa Maritano, che è la curatrice di questa bellissima mostra che ha realizzato per il Museo regionale dell'emigrazione. Quindi l'ha fatto proprio nell'occasione del centenario del Bari. Quindi è importante ricordare questa figura di Dino Pomodoro, perché ricordiamo anche insieme a lui i piemontesi, i giavenesi, gli italiani, quelli che hanno avuto per ragioni sicuramente anche diverse, come si dice, emigrare all'estero e lasciare il loro paese. Però oltre che la figura di Dino Pomodoro dobbiamo anche parlare del ricordo, dell'attualità di un paese come Cuba, che sta vivendo, devo dire, una nuova pagina. Quindi veramente ancora una nuova e bella pagina, vi dico, veramente ancora grazie a tutti i curatori di questa bella iniziativa. Dopo andremo a inaugurare il circolo cubano, quindi questo vuol dire che il ricordo non si ferma qua, ma andrà oltre, e sono sicuro che nasceranno ancora dei belli incontri e delle belle iniziative con gli amici di Cuba. Quindi grazie ancora a tutti, io non ho citato, ci sono tantissimi ospiti importanti, ma lo lascio fare agli altri, a Luca. Grazie ancora e benvenuti. Un veloce saluto anche a nome dell'assessorato alla cultura. Davvero è un onore patrocinare questa mostra, è un onore iniziare un cammino dedicato a Cuba, alla cultura cubana, e penso che non ci fosse inizio migliore che questa mostra dedicata a Dino Pomodoro, perché quest'oggi stiamo sì celebrando l'inizio di una nuova realtà culturale sul nostro territorio, e io ringrazio Luca Calcagno, ringrazio il signor Porporato e tutti coloro che hanno creduto nella vivacità culturale di Giavello, vedendo appunto nella nostra città un punto di riferimento importante per questo tipo di iniziative. Ma devo dire che ciò che più mi rende orgoglioso è la figura a cui stiamo dando questo tributo. Dino Pomodoro è sicuramente una figura importante, ma ancora troppo sottovalutata, non solo in Italia ma paradossalmente anche nella nostra città. Dino Pomodoro è una figura importantissima che merita un doveroso tributo istituzionale, perché è stato un personaggio che da Giavello è riuscito a fare la differenza dall'altra parte dell'oceano. L'ha fatta su più livelli, perché non solo dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista di quello che è stato il suo principale lascito, quindi l'omonimo Vario, che ancora adesso fa parte dell'humus culturale della Vara, ma anche dal punto di vista culturale. Pomodoro era un grande umanista, uno che dopo aver dato da abitazioni a migliaia di abitanti delle classi più deboli,
ha visto come punto fondamentale del suo quartiere una sala cinematografica. Quindi proprio a dimostrazione di come la cultura fosse un perno imprescindibile della visione di Pogolotti. Questi giorni navigavo su internet e alla ricerca di informazioni, di approfondimenti su Pogolotti, e mi è saltato all'occhio come fossero nettamente superiori siti in lingua inglese e spagnola rispetto a quelli italiani. Questo penso debba riflettere, perché purtroppo c'è ancora tanto da fare, ma noi siamo qui per dare il nostro contributo come giavenesi e come rappresentanti di tutta la città di Giaveno. Quindi grazie a chi ci ha dato la possibilità di ospitare questo evento oggi. Io vi anticipo che sarà il primo di una serie di appuntamenti culturali dedicati a Cuba con un amico Luigi Mezzacappa. Stiamo pensando di intraprendere un percorso proprio cinematografico già da quest'estate, poi seguiranno poi a breve ulteriori dettagli. Quindi grazie a tutti, benvenuti a Giaveno e buona mostra e buon percorso dedicato a Cuba e a Pogolotti. Grazie. Buonasera a tutti, è davvero particolare trovarsi qua davanti a tanta gente accorsa qui per vedere Pogolotti. Io vi ringrazio a nome del circolo Giaveno Valsangoni, intitolato proprio Pogolotti, di cui sono stato appena recentemente incaricato di essere il segretario. Questa mostra è stata il nostro debutto praticamente nella storia culturale della città, e io ringrazio subito l'amministrazione che ha ricevuto la palla al balzo appena gliel'abbiamo tirata. Vedo anche una nutrita partecipazione anche di altre istituzioni, vedo la vicepresidente del Consiglio Daniela Rufino, vedo il consigliere Daniele Valle, vedo l'onorevole Giorgio Merlo, io vi ringrazio, spero di non aver dimenticato nessuno, per Edoardo che è un appassionato di cinema, c'è qui dietro Gigi Bartellotto, il possessore della mostra che c'è adesso al Museo del Cinema sui manifesti del cinema cubano, quindi se volete parlare anche con lui. Io sono qui anche in veste oggi di cerimoniere, quindi faccio l'ego soprattutto. Non saremmo qui se non ci fosse stata la partecipazione dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, di cui oggi abbiamo il presidente nazionale Sergio Marinoni, che invito qui a parlare, e il coordinatore regionale del Piemonte, perché ero un corporato, che invito qui a portarci un saluto. Vorrei mettere l'accento sul fatto che Italia e Cuba siamo due popoli distanti geograficamente, ma molto legati. 150 anni di storia hanno visto italiani che sono andati a Cuba e avvenimenti che hanno di Cuba che si sono ripercorsi qui in Italia. Ci sono stati quando si lottava per l'indipendenza d'Italia, per i partiti, visto che le cose in Italia non andavano come avrebbero voluto, hanno preferito emigrare in altre parti, molti sono andati a combattere a Cuba e hanno combattuto nelle due guerre e mezzo di indipendenza, una era piccolina, e comunque si sono fatti onore. Poi è continuata la storia della presenza italiana a Cuba, sempre con Pogolotti, c'è stata Tina Modotti, famosa fotografa, che era la compagna di Julio Antonio Meglia, uno dei fondatori del Partito Comunista di Cuba. C'è stato Gino Manetti, un italiano, l'unico italiano europeo che ha partecipato allo sbarco del grande manifestazione in Italia per la pace del 62, è morto Giovanni Pizzoni, un italiano morto per Cuba, è rimasto ucciso a Cuba in un attentato tra Via di Celmo nel 1997. La nostra associazione proprio 15 giorni fa ha compiuto 55 anni di attività a favore del popolo cubano e di solidarietà con la rivoluzione. Quindi, ripeto, questo legame con Cuba continua
e sicuramente continuerà anche negli anni futuri. Mi auguro che iniziative come queste, che questa mostra possa circolare, torneremo tutti i nostri circoli, noi abbiamo 64 circoli in tutta Italia, e sicuramente è una cosa di livello e quindi è giusto che venga conosciuto il più possibile dalla maggior parte delle persone. Tutto il mio intervento venga mando ancora di ringraziamenti, augurandomi e invitando tutti voi a informarvi su quanto riguarda Cuba, non dalla televisione, non dai giornali, ma visto che c'è la nostra associazione che ha un sito in internet, ha una pagina Facebook, pubblica una rivista. Se volete avere notizie corrette su Cuba, rivolgetevi a noi. Io ringrazio come coordinatore regionale dei circoli di Amicizia Italia Cuba l'amministrazione comunale che ci ha dato questa possibilità. Sono molto felice che oggi ci sia questa mostra e sapere che si inauguri un nuovo circolo sul territorio. Era da tempo che i circoli sia a livello nazionale che a livello locale anziché crescere diminuivano. Il Presidente nazionale si potrebbe confermare che in questi ultimi periodi stanno riprendendo nuova vita, forse perché un po' di informazione è girata su quello che succede in questo strano paese che è Cuba. Io sono orgoglioso che nasca questo circolo e soprattutto che a portarlo avanti come segretario non sia una persona di una certa età ma sia un giovane. Ci crediamo moltissimo e soprattutto ci crediamo sul fatto che uno dei personaggi importanti della storia dell'immigrazione sia proprio il vostro compaesano Nino Popolotti. Io ho scoperto una delle prime volte, sono 15 anni che viaggio con Cuba con la cooperazione dell'Università di Torino. Qui ci sono delle altre persone che hanno iniziato questo percorso con un'associazione che non è legata all'amicizia ma alla cooperazione universitaria che si chiamava Comitato Unicuba. Maria Angela Marengo assieme a un altro mio collega professore dell'università sono stati tra i fondatori dopo le prime volte che approdavo a Cuba e andavo uno dei quartieri che era Miramar, ho scoperto che dove normalmente abitavo casa era la 84esima avenida, che un tempo si chiamava Avenida Popolotti, e poi alle spalle c'era questo strano quartiere. E poi dopo un po' di tempo ho scoperto che c'era un'attività di conoscenza su questo quartiere e ho avuto l'opportunità di visitarlo, di conoscere a Sela Canera, eccetera, ed è veramente una storia molto molto direi interessante, ancora secondo me da rispolverare, da scoprire per i dettagli. Sicuramente avremo l'opportunità di continuare questo rapporto perché ce lo dirà credo a sera che il rapporto tra Torino, Giaveno, l'Associazione Amicizia Italia-Cuba a livello regionale continuerà con una serie di progetti. Vi ringrazio veramente per questo contributo. A questo punto io chiamerei a sera a dire due parole. Mi chiederei anche a Delia di venire a fare la traduttrice. Penso che si capisce. Si capisce? Non lo so quanti conoscono lo spagnolo o pensano di saperlo. Non lo so, vediamo. Proviamo? Proviamo a fare un giro. Realmente per me è la seconda vez che visito Giaveno. La seconda volta che viene a Giaveno. Realmente viene emocionada la primera la y primera hoy volta. Estoy conmocionada. Emocionada y conmocionada por esta vuelta. Sí. Realmente para nosotros, Giaveno está presente en la historia de Cuba. Giaveno está presente en la historia de Cuba. Porque la figura de Nino Popolotti, que llegó a Cuba en 1898, ha marcado la historia de Cuba en muchos aspectos. En muchos aspectos marcados. Yo vivo apasionada por los sueños de Nino Popolotti de toda su vida, pero especialmente quisiera referirme a lo que significó Nino
para nosotros en Cuba y especialmente para el municipio Marianao, en el cual resido hace más de 50 años, junto con mi esposo, el doctor Eugenio Suárez, historiador al igual que yo, que residimos en ese viaje y hemos sentido siempre la influencia de ese capítulo. Dino, sono 50 anni più o meno che lei abita in questo quartiere Pogolotti insieme a suo marito. E... Sì. Entonces, realmente Dino hizo Dino ha fatto in Cuba e especialmente nel municipio di Marianao muchas opere, molte sì. opere. Nosotros nos referimos fondamentalmente a la construcción de 1000 casas obreras. 1000 abitaciones operarias. Sí, el primer barrio obrero construido en Cuba. El primo quartiere operario construido en Cuba. Sí. Cuando se aprobó el proyecto, el viaje, el reparto, el cuartel, ¿no? Se iba a llamar Redención. Doveva chiamarsi Redenzione questo quartiere, poi ha preso il nome Pogolotti. Sì, perché sì, approvavo la licitazione, la legge approvava la costruzione di questo barrio. E la legge approvavano la costruzione di questo quartiere. Al ganar listino la licitazione e cominciare i lavori nel barrio. A iniziare i lavori nel quartiere Dino. Dino logrò che tutto il mondo lo quisiera, lo rispettara, tanto che tutti lo rispettassero e lo che il nome originale del barrio si olvidò. E così hanno dimenticato il nome originario di questo quartiere e si è dimenticato. Tutto il mondo lo conosce come Pogolotti. E tutti lo conoscono come Pogolotti. Però Dino non solamente hizo ese barrio. Dino in Marianao costruyó las calles. Anche le strade. Construyó el acueducto de Marianao, sí. Del cual nosotros tenemos los tanques originales construidos por Dino hace 100 años. Cent'anni fa ha costruito questi tank di acqua, no? Per raccogliere l'acqua. Según la compañera, la amiga, la artista cubana Lesbia Ben Dumoy, dice. De la Unión de Artistas y Escritores de Cuba para las Artes Plásticas, realmente esa obra hecha por Dino, ella se impresionó tanto que me dijo, yo no estaba frente a un reservorio de agua, estaba frente a una escultura. Ha detto che questa opera che ha fatto Dino, no, per raccogliere l'acqua, non sembrava proprio un raccoglitore d'acqua, sino una scultura. Sì. Porque Dino era un constructor, era un soñador. El Marcelo, su hijo, decía que era una especie de aventurero y de escenas, porque realmente era un hombre muy especial. Era una persona muy especial, no era un aventurero. No, en el sentido de que él creaba, pero que creaba y soñaba como porque si fuera soñaba, una verdadera creaba aventura. Per quello como si fosse proprio un'avventura o un avventuriero. Sí, pero era un mecenas por cuanto ayudaba a las personas. Aiutava alle persone, era un mecenato, lo aiutava alle persone. Por la ayuda que le daba a las personas. Pero además de construir, bueno, él habla del cine, porque el cine Marianao lo construyó. Ha construido un cinema en Marianao. Construyó el Café Torino. Café Torino, propio ricordato. Donde cantó Caruso y llevaba artistas importantes. Él mismo era un artista que cantaba y tocaba el piano. O sea, Dino era una persona, fue muy especial como persona. Pero además nos dio una familia. Era muy especial como persona, pero en più ci ha dato una familia. Que es orgullo de Cuba. Que es el orgullo di nostro, di Cuba. Para nosotros la familia de origen italiano. Per noi la famiglia di origine italiano. Más importante. Più importante. Es la familia Pogolotti. Es la famiglia Pogolotti. Marcelo Pogolotti fue un gran pittore. Excelente. Que sus obras están en Bellas Artes. Sí, están propio. Lesbia puede hablar de Marcelo Pogolotti como creador, como innovador, como vanguardia. Realmente una persona, un artista excepcional.
que tuvo la desgracia de quedar ciego con apenas 36 años. È rimasto cieco a 36 anni, però è stato un grande pittore, un innovatore, un di avanguardia. Sí. Y escribió novelas. Ha scritto anche escribió sobre arte. Sopra l'arte. E insegnò. Ha insegnato. Hizo un'autobiografia. E ha fatto un'autobiografia. Che si chiama Del barro y las voces. Del barro, del barro, del lodo e delle voci, no? Sí. Que es una de las obras más hermosas que hay en la literatura cubana. Es una de las obras más bellas que ci sono en la literatura cubana. Marcelo nos dio una hija. Marcelo ci ha dato una figlia. Graciela Pogolotti. Graciela Pogolotti. Aquí está la prima de Graciela también. Anna Maria, Luisa. Cioè Maria Luisa. Querida Maria Luisa. Graciela Pogolotti es la intelectual cubana más destacada que existe. Es la più destacata que ci sia de todas las cubanas. Sí, el nombre de Graciela Pogolotti es el nombre que con respeto dice toda la población. Artistas la reconocen como la mejor de las artistas. La Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Educación Artística, Premio Nacional de Crítica, Premio Nacional de Crítica, grande escritora Graciela. Una persona muy ligada a nosotros dentro del barrio comune. Molto legata al quartiere di Pogolotti, la Graciela Pogolotti. Realmente es una familia de la que uno se siente orgulloso. Una familia que ci sentiamo tutti orgogliosi. El vicepresidente de Cuba, Díaz-Canel, dice que Graciela, vicepresidente de la República Cubana, lo dije que era heroína del trabajo de la República de Cuba. Heroína, Graciela Pogolotti es heroína de la República de Cuba. Sí. Héroe, ¿no? Dice Díaz-Canel que Graciela es nuestro patrimonio nacional. Es el nuestro patrimonio nacional. Entonces, Diabelo nos ha dado mucho, porque nos dio barrios. Diabelo se ha dado mucho. Se ha dado y cualquier. Que tiene una población muy especial. Que es una población muy especial. Muy unida. Muy unida. Muy generosa. Generosa. Y que respeta mucho la historia y respeta moltissimo la historia, y la historia del barrio y de questo quartiere. Realmente el quartiere es importantísimo. Es molto importante questo quartiere para nosotros, per noi. Pero a nosotros nos dio Dino. Pero per noi, a noi ci dio nos dio Dino, la familia Pogolotti. La famiglia Pogolotti. Nos dio Llaveno, nos dio el Piemonte. Ci ha dato Llaveno, il Piemonte. Sí. Desde hace muchos años hay una colaboración con compañeros del Piemonte. Da molti anni c'è una colaborazione. Se ha hecho Piemonte, varias obras. Si ha fatto molte opere. Ha ido cambiando. El plan original, cambiando. Bueno, primero fue el siglo de los Pogolotti en Cuba, trabajamos en esto. Prima se han hecho obras de teatro. Se ha hecho el documental Pogolotti querido. Se han hecho muchas obras en Cuba. En la actualidad estamos trabajando un proyecto muy amplio que une a muchas instituciones de Cuba. Que nos une con Italia Cuba, con altre istituzioni, para trabajar en un proyecto que se llama Sinergia en Pogolotti. E per lavorare in un progetto che si chiama Sinergia en Pogolotti. Ese proyecto une a todo el que quiera colaborar. Unisce a tutti quelli che vogliono colaborare. De buena fede. De buona fede. Con el buen deseo. De mejorar condiciones necesarias del barrio. Y de per migliorare le condizioni del quartiere y continuar la historia, e continuare questa y de trabajar storia con los niños, e di lavorare con i bambini para que nunca olviden perché non dimenticano mai sus orígenes, para que la memoria se mantenga, porque la memoria da la identidad y generosidad a los hombres. Esta tarde yo me siento muy feliz de que nosotros hayamos sido invitados. Sono molto felice di essere stati invitati. Io nos encontremos aquí, que esté también Maria Luisa, la prima de Graciela, que sabe cuán apreciable es. La cugina de Graciela Pogolotti è molto contenta che sia qua.
e penso che este circolo va a essere uno dei circoli migliori d'Italia. Ecco, e sarà uno dei migliori d'Italia. È un esempio come donna, come fortaleza, come persona forte, perché è una persona che genera molte idee. Ella è una persona che ha scritto molto sulla la critica d'arte. Ha scritto moltissimo sulla critica, sobre la critica letteraria. Dirige uno de los más importantes centros de investigación dedicado a la obra de Alejo Carpentier. Otro grande de la literatura, y que además en estos momentos patrocina el fortalecimiento de la historia y la literatura en la enseñanza primaria. O sea, trabaja para la formación de los niños. Labora per la formazione dei bambini. Integra un grupo de trabajo que está cambiando los planes de estudio de las escuelas primarias. Ella funciona en ese grupo y además publica domingo tras domingo una crónica que hoy puede ser social, mañana puede ser de arte y siempre de política. Por lo tanto, Graciela es un personaje para la historia de Cuba. De Pogolotti, somos vecinos de Pogolotti. Son vecinos de Pogolotti, loro abitano vicino. Realmente Pogolotti tuvo que enfrentar un reto muy grande. Ha dovuto affrontare un reto molto forte, molto grande. Porque en ese lugar, antes de construirse el barrio, prima di costruire questo quartiere, vivían abitavano otras personas, persone dell'alta borghesia che avevano molti mezzi benestanti. Y como estas casas que se construyen eran para los obreros. Y queste case, le nuove abitazioni erano per gli operai. Obreros fundamentalmente del puerto de La Habana. Del puerto de La Habana portuario. La mayoría eran negros. Erano tutti neri e tuvieron que enfrentar una propaganda contra ellos, e allora hanno dovuto affrontare una propaganda contro di loro, perché la borghesia certamente non li voleva vicino, che erano ladri, che bevevano, che erano corrotti. E realmente è un barrio che viven persone uguali a che viven in altro lugar. È un quartiere uguale a qualunque altro, e abitano persone, medici, ingegneri. Uno de los ministros del interior, uno dei ministri nostri, general de división Sergio del Valle, era originario de Pogolotti. De ahí salieron bailarinas, músicos, de todo, igual que salen de cualquier otro barrio. Efectivamente. Uguale che di qualunque altra parte di altro quartiere di lì esce e ancora oggi esiste questo mito. La lucha contra ese mito es, que realmente trabajamos. La lucha contra questo nemico, de dire che Pogolotti no ha un basso livello, e lavorano loro per far vedere che è un quartiere. Para poder defenderse de aquellos ataques, per difendersi, crearon una unidad. Hanno creato una unidad para defendersi. Y esa unidad se mantiene hoy. E se mantiene ancora adesso, dopo 100 anni. 105 anni, il 24 di febbraio c'è la festa del Pogolotti con la conga del Pogolotti, che è un tipo di ballo. Nosotros dirigimos la oficina de asuntos históricos. Loro dirigono l'ufficio proprio di Oficina de Asuntos Históricos del Consiglio de Estado. Asuntos Históricos del Consiglio de Estado. De la República de Cuba. Y conservamos los documentos originales del comandante Fidel Castro, de que era niño, y toda la época de enfrentamiento a la dictadura de Batista. Todo lo que es la lucha contra el Batista, ¿no?
la dictadura de Fulgencio Batista. No solamente de Fidel, sino de Raúl, del anche Che, de Raúl, del Che Guevara, de tutti i capi militari, hanno la documentazione. Tanto il documento come il foto. Sì, de lotta clandestina e poi la lotta. Y tenemos nosotros también en nuestro depósito la obra original de José Martí. E hanno l'opera del nostro leader di liberazione contro gli spagnoli, che era José Martí, e loro hanno tutta l'opera originale, la costituiscono. E la UNESCO ha dichiarato? E la UNESCO ha dichiarato esa obra, memoria quella opera, mundo. Una memoria del mondo, patrimonio della umanità. Además de conservar como archivo como el Museo en Piu de Investigación, conservan un archivio, es un centro de investigación en Piu, un que centro investiga de investigación ese periodo que investiga 1952-1958. Tutto questo periodo. Y al mismo tiempo tenemos un departamento editorial para publicar. Hanno un departamento editorial donde publican todas las investigaciones. Tutte queste investigazioni che. Y están todos invitados a visitar esa oficina. Siete tutti invitati a venire quando vi chiamo. Y hanno anche un archivio fotográfico de tutto el periodo del 59 in avanti fino ai nostri giorni. Va bene, io ringrazio gli ospiti cubani, muchas gracias, poche cose che so dire in spagnolo, e chiederei adesso al presidente del Museo Regionale dell'Immigrazione dei Piemontesi nel Mondo, Giorgio D'Aleo, di dire due parole a chi ci ha prestato la mostra. Proprio solo due parole per dire che l'assist che mi hanno dato gli amici cubani è formidabile, nulla di più diverso rispetto all'idea di museo statico e le cose che avete conservato voi, che sono un propellente per la nostra amicizia, per sviluppare le nostre conoscenze, e nulla di più diverso dal vero l'idea di un museo dell'emigrazione che sia chiuso in un locale, che non sia aperto invece al territorio. La dimostrazione è proprio questa. Io ringrazio, ma perché questa è la nostra missione, quindi ringrazio voi, il sindaco, l'associazione Italia-Cuba, perché questa è la ragione d'essere di un museo che è aperto, che è vivo. D'altra parte i piemontesi non è che sono emigrati sulla luna o nel deserto, dove sono emigrati sono stati immigrati. Allora questo mi permette di dire che la memoria deve servirci anche all'oggi, ad interpretare quelli che sono i temi dell'oggi. E questo è importante, quindi questo è anche il mio desiderio in queste due parole. Io chiedo scusa, non voglio tagliare nessuno, però credo che sarà importante fare punto e andare avanti su queste direzioni. Quindi ringrazio davvero gli organizzatori, ringrazio le autorità e soprattutto ringrazio voi che avete dedicato questo tempo ad un evento che in tempi come i nostri si stenta magari a pensare che possano essere tempo ben investito. No, non perdiamo la memoria. Senza memoria, se nostra mamma ci avesse mandato a prendere latte, forse saremmo ritornati a casa col vino, magari il bronzo. Grazie. Chiederei la parola a un amico di Cuba e il presidente della Commissione Cultura della Regione Piemonte, Daniele Valle. Grazie, velocissimo davvero, vi ringrazio dell'invito e vi porto un saluto con grande piacere del Consiglio regionale, perché il Piemonte coltiva e intende continuare a coltivare la sua amicizia speciale, il suo legame speciale con Cuba. Ne approfitto anche per complimentarmi per la nascita del nuovo circolo qua a Giavello, perché il legame che ne coltiviamo è ideale sicuramente, ma qua a Giavello è ancora invece tanto concreto e vivo in alcune persone, nelle discendenze, nei ricordi, nei rapporti di alcune persone che con l'isola hanno un legame storico speciale, particolare, e quindi merita di essere valorizzato e fatto conoscere. Io il barrio l'ho visitato quando sono andato a Cuba un paio di anni fa, grazie ai importanti consigli dell'associazione di amicizia Italia-Cuba, e devo dire tanto al barrio come in tante altre esperienze urbanistiche di questo genere, qua vicino al villaggio Leo, non pensate al villaggio degli operai
di Olivetti Ivrea o all'unità abitativa di Marsiglia. Insomma, in tanti noi abbiamo provato a organizzare diversamente lo stare insieme nelle città delle persone, e per molti in tutti questi posti si capisce che non era solo una questione di organizzazione, ma c'era qualche cosa di più, cioè c'era l'ambizione di modificare la società e il modo di lo stare insieme delle persone per migliorarlo e per far progredire la nostra società. Forse questi tentativi sono rimasti un po' frustrati, diciamolo pure, perché sono esperienze che hanno, da questo punto di vista, non hanno raggiunto l'obiettivo che si prefiggevano. Però conoscendole, penso che sia capitato a tutti di respirarla questa ambizione, comunque di rimanerne in qualche modo affascinati, perché c'era evidentemente una volontà positiva di essere un po' dei miurghi della nostra società, e quelle ambizioni, quelle prospettive che questi esperimenti hanno lanciato, anche se di tanto tempo fa, ci parlano ancora e ci raccontano di una società a cui ancora adesso ci piacerebbe provare a tendere, ecco. Ed è per questo, insomma, per chi può, per tutti voi vi consiglio di visitare per bene la mostra, ma per chi avrà l'occasione vi consiglio di visitare dal vivo questo quartiere. Grazie. Vai di comunicazioni di servizio. Ricordo che la mostra sarà aperta domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato 14, stesso orario, e domenica 15, stesso orario. Adesso mi fanno cenno dalla regia che laggiù c'è, non riesco a dirmi un cubano, un po' di rum che verrà offerto per chi... Ringrazio anche per la sua presenza, anche se non mi è ancora stato presentato il sindaco di l'ex sindaco di Grugliasco, scusatemi, Mazzù, e adesso lo verrà a conoscere perché non me l'hanno presentato, e adesso c'è il room, poi dopo in natura sarebbe il circo. Préstame tres pesos que se me...